Bene, amici telespettatori di Piacere e Sapori, oggi ci troviamo ai piedi dell'Aspromonte, in una località montana, precisamente a Melia di San Roberto, dove parleremo di tradizioni, di cucina casereccia, la cucina proprio di una volta. E lo facciamo con la signora Mariella, titolare di una trattoria, che andiamo subito a conoscere. Grazie, signora Mariella, per averci ospitato con le nostre telecamere di Piacere e Sapori. Buongiorno Dominga, benvenuta nella nostra trattoria, la trattoria Aluara. Ecco, Aluara, che cosa significa? Perché questo nome particolare è anche dialettale? Aluara è appunto un nome dialettale che riprende l'albero d'ulivo, che era appunto l'albero dove ci troviamo adesso. Questo, In questa località, in questa località. avevamo tanti alberi d'ulivo e li abbiamo tagliati quando è nato il primo figlio per poter iniziare questa attività con mio marito e sono passati già 30 anni e siamo qui. Bene, ora con la signora Mariella ci spostiamo da quella parte dove ci racconterà un po' la storia di questa trattoria, la passione per chi ha fatto tutto ciò, ma ci farà vedere i piatti di una volta, delle tradizioni, quindi della tradizione della nonna. Ecco. Ecco questo bel tavolo preparato per l'occasione che poi andremo con la signora Mariella ad illustrare quello che c'è. Ecco pronti i nostri fornelli di piacere e sapori, pronti per la cucina e io direi di spostarmi, di darti la postazione perché Grazie. sei tu quella che adesso comanda. Ecco, direi che possiamo subito mettere La per pasta, accelerare i tempi così la abbiamo pasta il tempo di cottura. di cottura. Mariella, ma questa passione come ti nasce? Allora, questa è una passione che ho sempre avuto, ho sempre cucinato con mia madre e con mia nonna e quindi la cucina casereccia è proprio nel mio sangue, l'ho sempre fatta. Poi con mio marito abbiamo deciso di aprire questo panificio perché all'inizio la trattoria Luara era solo un panificio e il panificio ha fatto entrare tante persone che magari chiedevano il panino imbottito piuttosto che uno spaghetto da fare al volo per poter passare la giornata in montagna in un posto dove non c'era praticamente nulla. E così abbiamo iniziato con la cucina di casa, con i quattro fornelletti che avevamo tolto da casa e abbiamo iniziato a preparare qualcosa. Il riscontro c'è stato e così piano piano abbiamo deciso di allargare un pochettino la sala, di iniziare a lavorare in maniera più professionale. Quindi è nata questa realtà che ormai dura da quanti anni? E adesso sono 30 anni che siamo qui. E che lavoriamo sia con il panificio che con la trattoria. Bene, bene. Allora, cucina tradizionale, cucina casereccia della nonna, i profumi e i piaceri di una volta. Però, mentre tu cucini, io voglio vedere che cosa ci hai preparato in questo tavolo, perché c'è di tutto veramente e di più. Partiamo dal pane, ecco, questo è Allora, il questo è pane. proprio il pane che abbiamo sempre preparato e che portiamo anche a Reggio nei vari punti vendita che forniamo ed è un pane fatto con una farina di grano tenero, con una macinatura integrale, quindi è bello scuro e anche l'aggiunta di un po' di segale all'interno per dare quel classico profumo del pane di montagna. Noi di solito lo serviamo aperto ed imbottito per le classiche passeggiate a Gambadie che dista poco da qua e quindi la gente quando sale passa a prenderlo. Il pane 10 minuti dista Sì, da Gambari. praticamente sì. Ma cosa io qua cosa vedo anche? Cosa andiamo a preparare per i Allora, nostri amici che ci stanno questi seguendo? maccheroni che stanno cuocendo li andremo a condire con il ragù preparato con il polpettone. E con le braciole sono è un classico ragù che si faceva a casa e quindi un ragù molto lungo come preparazione, perciò l'abbiamo già Quanto tempo preparato. Ci ci vogliono almeno quelle 4-5 ore sul fuoco a leggero leggero per farlo come si dice in venire dialetto pippiare piano piano impiare piano piano?
e farlo cuocere lentamente. Come si fanno i polpettoni? Come li facciamo? Questi sono fatti con carne macinata, sia di suino che di vitello, e c'è l'aggiunta di formaggio pecorino, dell'aglio, un pochettino di prezzemolo, sale, pepe nero e il pane, che usiamo sempre il nostro pane, ammollato in un pochettino di latte, uova, poi vengono fatte la base del polpettone riempito con uovo sodo, con mozzarella, prosciutto e salame piccante, rosolato e poi messo nel sugo. Sì. E invece le braciolette? E le braciolette sono anche una fetta di carne di vitello che poi viene riempita sempre con uovo sodo, mozzarella e prosciutto, viene chiusa con il filo come si faceva una volta e poi vengono rosolate e messe dentro il sugo a cuocere lentamente. Io dico sempre che ancora le nostre telecamere non hanno la possibilità di far sentire il profumo e la fragranza che sta inebriando veramente tutta la stanza. I profumi di una volta, viene voglia di mangiare, viene l'acquolina in bocca. Bene, che punto sono i nostri maccheroncini? E adesso i nostri maccheroncini sono pronti, possiamo iniziare a toglierli e così li possiamo andare a condire. Bene Mariella, è già pronta, ecco la nostra sì, pasta. Per questione di tempi abbiamo già messo in padella con il nostro sughetto, adesso mettiamo un pochino di formaggio. Come viene chiamata questo tipo di pasta? Questa pasta sono degli strozzapreti, dei maccheroncini, è una classica pasta, un formato classico calabrese che si utilizza per fare al sugo perché prende bene il sugo, perché ha questa fessurina fatta col ferretto che aiuta a far sì che il sugo sia ben... Ecco, questo io non sono mai riuscita a farlo. Ognuno con il proprio mestiere. Diciamo che è un pochino alto per me che sono bassina. Però ci è riuscita abbastanza bene a spadellare un po' il tutto e a far sì che si amalgamasse un po'... Il formaggio. Tutto quanto il... Con i nostri fornelli di piacere e sapori che ormai girano ovunque andiamo per mostrare, per far vedere le eccellenze della nostra Calabria. Ricordiamo dove ci troviamo proprio ai piedi dell'Aspromonte a 10 minuti da Gambari. Sì, intanto io impiattiamo un bel piatto perché nelle trattorie... Si mangia abbondante, ecco diciamolo questo, che si mangia... Ben... La nostra Mariella, la titolare, abbonda sempre perché vuole che chi viene a mangiare, a degustare le sue pietanze, rimanga ben contenta. E poi diciamo che proprio questo piatto è un piatto che nelle famiglie si faceva come primo e secondo, quindi tutto quanto insieme senza dover utilizzare altre pentole, quindi... È già un piatto che dovrebbe essere abbondante di suo. Aggiungiamo un pochino di sughetto. Ora lo facciamo anche vedere alle nostre telecamere. Diciamo che una volta la donna doveva riuscire a fare con poco, riuscire a far tutto, anche perché le famiglie erano numerose. Ed ecco qua il piatto bello e pronto, dove già abbiamo messo il formaggio per insaporire. Però la ciliegina, come si suol dire sulla torta, sono le braciole messe là, che una mentre va a degustare pasta mangia anche la braciola. E quindi che possiamo dire Mariella? Con questo primo piatto possiamo dire buon appetito a chi mangia. Certo, senz'altro. Mentre poi cosa andiamo a far vedere ai nostri amici telespettatori? Adesso prepareremo invece la classica stroncatura con lo stocco, quindi faremo un aglio, olio e peperoncino con l'aggiunta di capperi e olive e poi metteremo dei pomodorini e salteremo la stroncatura all'interno. Perché con lo stocco, Mariella? E perché lo stocco, diciamo che in Calabria, come pure in Sicilia, è un piatto che viene utilizzato per festeggiare, diciamo, perché è un piatto per la rinascita,
diciamo che la Calabria è un paese molto povero. Quando nel 1908 c'è stato il terremoto, i primi aiuti che sono arrivati in Calabria e anche a Messina sono degli aiuti venuti dalla Norvegia e hanno portato lo stocco e il baccalà, che poi è diventato culturalmente il piatto della festa nella nostra zona proprio. Infatti si cucina a Natale, si cucina nelle giornate in cui uno ha un ospite particolare, perché proprio è il piatto che ci dà l'idea della rinascita. Della festa. Bene, questo non lo sapevamo e abbiamo reso partecipi i nostri telespettatori. Quindi ci prepariamo a preparare questa pietanza. Perfetto, eliminiamo queste cose e iniziamo a mettere il resto. Bene, ricordiamo ai nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo che questa puntata va in onda su Piacere e Sapori nell'emittente televisiva di Telespazio TV, Calabria TV, Matrix TV Italia e anche nella TV del Gusto. E naturalmente nelle nostre pagine social di Graziano Tomarchio TV, dove ricordiamoci mettete mi piace. Bene, Mariella, abbiamo lasciato i maccheroncini con il ragù, con le braciole e ora dobbiamo continuare a fare la nostra struncatura, ma sì. Prima di cominciare io direi, Mariella, di continuare a vedere e illustrare questo tavolo ben imbandito. Noi eravamo rimasti al pane, certo. Continuiamo. Allora, appunto, il pane, come avevamo detto, con i salumi, i formaggi, che è una nostra peculiarità, e poi ci sono dei prodotti locali, quindi le ricotte, le mozzarelline che vengono sempre servite a tavola nei nostri antipasti, la parmigiana di melanzane, che anche questo è un prodotto molto tipico calabrese. Ecco, come si fa la parmigiana di melanzane? Come viene fatta? Allora, si utilizzano prevalentemente le melanzane che raccogliamo, quindi le ultime raccolte sono queste di questa parmigiana e niente, vengono messe sotto sale e poi una volta che rilasciano l'acqua di vegetazione vengono sciacquate e fritte. Poi vengono messe disposte nella teglia, aggiunta mozzarella, salame, formaggio, un po' di pangrattato al basilico e della salsa di pomodoro. Il tutto viene fatto per i vari strati, poi messo nel forno a cuocere. A cuocere, quindi si può anche fare a forno, no? Dicono che la parmigiana deve essere fatta in teglia, in padella. No, 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 noi la prepariamo al forno. Quindi viene abbastanza gustosa. Sì, sì. E continuiamo anche, vediamo qui davanti a noi. Questo è il ripieno delle braciole e del polpettone che abbiamo messo nel sugo dei maccheroni che abbiamo fatto poco fa. In precedenza. E sì. Qui invece davanti cosa invece abbiamo? Qui abbiamo i funghi che sono, diciamo, l'ingrediente principale della nostra cucina, perché specialmente settembre-ottobre sono i momenti in cui li cuciniamo maggiormente, le nostre tagliatelle, il nostro risotto ai funghi, ma anche degli antipasti preparati con i funghi porcini fatti sott'olio. In questo momento stiamo mettendo questi secchi perché oggi non avevo dei funghi freschi da poter fare vedere e quindi proprio era per far capire ai nostri telespettatori che uno dei piatti più importanti che si trova qui sono le tagliatelle o il risotto ai funghi. Ecco. Bene, e non possono mancare le caldarroste che nell'autunno sono anche una cosa che un fine pasto proprio classico della nostra trattoria, come sono anche dei fini pasti classici il nostro tiramisù che noi facciamo con una torta morbida. E la classica crema da tiramisù e un altro dolce che facciamo spesso per il fine pasto è la nostra torta con ricotta e pistacchio. Ricotta e pistacchio, benissimo, però vedo anche dei biscotti. Sì, i biscotti noi li produciamo per la vendita del panificio, appunto, e questi sono dei biscotti invece di fatti con farina di mandorle e gli altri sono dei biscotti al cioccolato con una forma particolare, castagne e funghi, perché questo è il periodo. Bene, non manca veramente niente, dal dolce al salato, dal salato al dolce, ma noi torniamo al primo piatto, alla struncatura, ecco anche questa pasta particolare che veniva usata tempo fa e dove comunque adesso è diventata anche un piatto che viene richiesto anche dai turisti che vengono, sì, a provare le nostre tradizioni.
Sì, certo, la stroncatura è una pasta fatta con del grano saraceno e quindi è la zona di produzione principale è Gioia Tauro, però in tutta quanta la Calabria si utilizza a prepararla, è una pasta integrale e noi la condiremo con il classico condimento che facciamo con lo stocco, quindi mettiamo un generoso giro d'olio nella padella. Aggiungiamo dell'aglio tritato, un pochino di peperoncino, Che per noi calabresi non deve mai non deve mancare, mancare, fa sì. bene al cuore. E poi aggiungiamo dei capperi e qualche acciughetta. Diciamo, Mariella, che questa è la ricetta tipica tradizionale della stroncatura. Questi Sì. sono, diciamo, gli ingredienti base. Ecco, Basso un andiamo a pochino. regolare i nostri fornelli di piacere e sapori che veramente quest'anno hanno girato tanto e hanno fatto vedere e hanno fatto cucinare tutte le nostre eccellenze calabresi. Ecco Aggiungiamo qua lo il nostro stocco. stocco. Un filetto. Ecco, già con poco si iniziano a sentire questi profumi. I profumi tipici della tradizione casereccia, della cucina di una volta, la cucina della nonna. Ma Mariella, penso che si sta tornando un po' indietro Eh nel sì, eh sì, eh tempo. sì. Diciamo che questi sono piatti che richiedono in tanti perché Fanno degustare sì. veramente. Quello che è la vera tradizione, perché diciamo che anche il turista è un po' stanco della cucina turistica che si propone, allora si preferisce andare al contenuto, quindi proprio alla. Allora abbiamo aggiunto le olive e stiamo continuando ad aggiungere i I pomodorini. pomodorini, mettiamo un pochino giusto per. Precedentemente i pomodorini per questioni di tempistica cotti, Sì, fatti sono stati appena appena appassire. appassire. Ecco qui. Intanto mescoliamo la nostra pasta. Ecco, tutto cucinato dal vivo, con le sapienti mani della nostra Mariella, delle mani d'oro, oserei dire, perché dopo 30 anni portare avanti una realtà del posto, in questa località montana, dove chiunque passa sicuramente si ferma a degustare i piatti, che ora diciamo che non sono solo piatti tradizionali caserecci, però grazie all'aiuto del figlio, che poi faremo vedere, vediamo se lo Certo. riusciamo a far vedere a fine puntata, ci sono anche aggiunti piatti innovativi. Certo. Però rimane il cardine principale, rimane la cucina tradizionale qua in questa trattoria. Qualche Qui, qualche altro altro minutino e minuto. poi ci siamo, aggiungiamo un Ecco, pochino. ingredienti basilari, il prezzemolo va sempre messo verso la fine, così Sì, rimane così rimane il anche il profumo, profumo, sì. il Aggiungiamo verde, un pochettino di un sale, pizzico di non sale. troppo. Ecco, anche per chi lavora all'ultimo minuto, una donna può tranquillamente, se precedentemente si rifornisce in casa dei pomodorini, delle olive, può tranquillamente In fare 10 questo minuti primo si può fare piatto, tranquillamente un perché piatto. noi attraverso queste nostre puntate, attraverso il nostro format di piacere e sapore che ormai è presente da 30 anni, facciamo anche, diamo alle donne lo spunto per cucinare qualcosa di nuovo, ecco, per prendere per la gola anche il maritino, che ogni tanto ci vuole. Certo, sì, ci Però sta. invitiamo a tutti quelli che ci stanno ad ascoltare e che ci stanno guardando di venire invece qua alla trattoria di Mariella, che veramente prendersi una giornata di sfago, magari andare a Gambari poi a visitare questa località aspromontana, che comunque in questo periodo adesso tra autunno e È inverno dà anche meravigliosa, modo sì, di ci sono tanti divertirsi. frutti, c'è cioè,
le castagne, le noci, andare in giro a raccoglierle, ci sono i funghi. Quest'anno è stata una bella annata di funghi. E poi o passare prima a degustare i piatti di Mariella o passare dopo. Noi diamo anche l'alternativa, certo. Anche perché Mariella è sempre aperta, giusto? Sì, sì, sì. Siamo qua orari, tutti i giorni, esclusi c'è qualche orario, qualche giornata. Tutto il giorno, praticamente apriamo dalle 7 del mattino fino a sera. Fino a sera. E qualche la giornata di chiusura, così non il fanno martedì. Il martedì è la giornata di chiusura. Anche se c'è qualcuno nel B&B, siamo sempre qui a garantire l'accesso. Sì, ci sono 4 camere che sono al piano di sopra e sono gestite in maniera molto familiare. Vogliamo dare l'idea di una casa, non di un... E naturalmente penso che i tuoi clienti li coccoli anche la mattina con questi dolci, con tutto tradizionale. Sì, tutto tradizionale. Loro... Di solito la cosa che apprezzano di più è il profumo del pane che sale nelle scale dalle 3 di notte, si sentono avvolgere. Del panificio. Bene, quindi può essere anche un fine settimana, una vuole dedicare avere qualche fine settimana dove godersi di questo periodo, anche che adesso è il periodo anche bello, una può venire tranquillamente anche a fare sia l'uno che l'altro. Bene, noi siamo pronti? Noi siamo pronti, iniziamo a vedere se possiamo togliere la nostra pasta, direi di sì. Liberiamo la padella da alcuni pezzi di stocco che è rimasto, anche se l'abbiamo mettere sopra, anche se è bello che si sciolga all'interno del sugo in modo da dare molto più sapore. Ecco qui. Ecco, così poi li andiamo a mettere a posizionare sopra, sì. Quindi togliamo la nostra struncatura. Sì, la facciamo. Ormai Mariella è diventata padrona della situazione con i nostri fornelli di piacere e sapori. Speriamo di non fare danni. Come no, sicuramente con la tua bravura non facciamo nessun danno. Ecco la nostra struncatura che si va ad amalgamare con tutti. Bene. Con tutti i profumi e i sapori di questa ricetta tradizionale tipica con ingredienti base molto semplici. Ecco, io chiudiamo. Grazie dell'aiuto. E mi hanno messo anche con il grembiulino in altre situazioni, quindi ora solo chiudere è il nulla proprio. Mettiamo un goccino di acqua, così facciamo tirare per bene la pasta. Ormai noi con le nostre telecamere di piacere e sapori giriamo un po' dappertutto, quindi se c'è da aiutare, Dominga anche ha aiutato e si è messo il grembiulino. Perfetto, benissimo, direi che possiamo dire che ci siamo. Andiamo spegnendo e andiamo ad impiattare. Allora spostiamo un poco, ecco, subentra Dominga, spostiamo un pochino questo, mettiamo il tuo piatto, così ci mettiamo qui, ecco, e andiamo subito. Il prezzemolo dobbiamo andare a prendere. Ecco il prezzemolo. Lo passa adesso Giovanni. Ecco qua. Grazie tante. Ecco. E noi andiamo. Mi ritorno nella mia postazione, se no ci bacchettano. E andiamo a impiattare la nostra struccatura. Sì. Vediamo di sistemare per bene, senza fare... Che profumo, ecco. Il profumo proprio è inconfondibile, di un profumo di una volta, ecco, dei piatti veramente della nonna, della nostra... dei nostri avi che comunque cucinavano in un certo modo
Si cucinava con e niente. Con quello che si aveva dentro, che poi alla fine è tutto quello che comunque si può reperire in un frigo che abbiamo quasi tutti, delle olive, o comunque dei pomodorini. In una dispensa anche, perché alla fine olive, acciughe. Ce le possiamo avere tutti. Beh, lo stocco forse un po' di meno, però se una vuole cucinare questa pietanza già si attrezza e andiamo a mettere... Facciamo il tocco finale. Aggiungiamo pure, lo facciamo diventare bello ricco. Aggiungiamo un altro pochino di stocco. Ecco, potete notare Mariella, la nostra Mariella che sta cucinando e si vede come ama questa, ha questa passione per la cucina e lo fa in un modo veramente ineccepibile. Eccolo qua il nostro piatto. Bello e pronto. Per i nostri telespettatori che abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca, sicuramente. Bene, siamo in chiusura, abbiamo fatto vedere questi due piatti tipici di questa trattoria, i maccheroncini con il ragù tradizionale e poi la pasta, la struncatura con lo stocco. Però dobbiamo far vedere anche, facciamo accomodare tuo figlio che ha dato qualche mano in cucina. Certo. Facciamo accomodare Giovanni. Benvenuto Giovanni. Bene Giovanni, so che tu hai continuato, vuoi continuare la tradizione diciamo di famiglia anche perché sei andata alla scuola alberghiera. Sì, ho fatto 5 anni nell'alberghiero e ora grazie ai miei genitori e alla struttura che abbiamo voglio portare avanti la nostra attività. La nostra attività, bene. Mamma ha una cucina tradizionale casereccia, però tu in questa trattoria potete trovare anche cose innovative. Cosa hai portato tu e hai fatto in modo che anche ci potesse essere qualcosa di diverso? Allora, io ho studiato anche un pochettino la frollatura e altri tipi di secondi più particolari e stiamo inserendo, abbiamo già inserito nel nostro menù delle carni più particolari con delle frollature più alte, tipo con 40-50 giorni di frollatura, e stiamo andando avanti studiando altri tipi di secondi, anche primi più particolari, da abbinare sempre alla nostra cucina casereccia. Quindi come secondi di carne come si possono trovare? Come secondi di carne troviamo dei tagli di vitello, che sono delle lombate, delle costate, che facciamo anche il tibone, che sarebbero delle fiorentine, anche dei controfiletti particolari o dei filetti, sempre con una grossa amarezzatura che troveremo all'interno dei tagli, e anche con della frollatura che rende la carne più soffice al palato quando si gusta e tenera. Bene, quindi nella trattoria da Mariella possono trovare veramente tutto. Ecco, siamo come abbiamo detto in chiusura, dove vi possono trovare? Allora, vi aspettiamo qui alla trattoria Luara, siamo a Sant'Angelo di Melia, sulla strada che da Melia vi porta verso Gambarie, e siamo qui tutti i giorni per aspettarvi con i nostri piatti tipici. Ci trovate anche sui canali social, Aluara Trattoria su Instagram e Aluara su Facebook. Bene, sì. Quindi penso che abbiamo detto tutto, ma noi con le nostre telecamere di Piacere e Sapori vogliamo omaggiarvi con le ceramiche seminaresi del maestro Vincenzo Ferraro. Grazie. Noi lo facciamo con tutte le eccellenze nostre calabresi che ci danno modo con le nostre telecamere di essere presenti e di poter far vedere ai nostri amici telespettatori che ci seguono da casa dove poter passare e venire a degustare qualche piatto casereccio, quindi cucina tradizionale. Grazie, grazie tante. Lo metteremo qui nella trattoria con grande piacere. È una ceramica, una maschera che porta fortuna con l'aglio, con i peperoncini, e quindi penso che sia anche il posto adatto dove poterla, dove poterla mettere. Grazie. Bene, adesso abbiamo proprio concluso. Un saluto dalla vostra Dominga Pizzi. Ricordatevi sempre di mettere mi piace alle nostre pagine di Graziano Tomarchio TV, di seguirci nelle nostre emittenti di Telespazio, Calabria TV, Matrix TV Italia e la TV del Gusto, e quindi un saluto alla prossima, seguiteci, non vi dico dove saremo. Un bacio dalla vostra Dominga Pizzi.